Seconda cosa, non è colpa mia, devo dirvi la verità, non è colpa mia. Ma c'è un signore, vi rivelerò fra qualche istante, ma lo capirete sicuramente dove è accaduto, un signore che fa il giocatore di pallone. Il giocatore di pallone. Che è brasiliano, un giocatore di pallone brasiliano da tanti anni in Italia, che ha vissuto in diversi posti in Italia, ha vissuto a Milano e ha vissuto anche a Roma. Adesso vive in un'altra città, Costui dice, purtroppo, ascoltate bene, purtroppo in una città così bella non mi sentirò mai più al sicuro. Fate vomitare. Ripeto, purtroppo in una città così bella non mi sentirò mai più al sicuro. Fate vomitare. A dopo i dettagli di questa vicenda. Infine un'altra roba che riguarda il politicamente corretto, che tanto ha fatto benissimo ad assediare l'aula di tribunale. Allora, fermola. Nei giorni scorsi, nell'ordine, abbiamo visto, sentito e ascoltato che cosa? Uno che cerca di strappare via una signora dalla macchina, in un posto vicino a Napoli, praticamente alla periferia di Napoli, una scena che nemmeno a Bogotà si è vista. Uno che cerca, per rubare la macchina, due accostano, cercano di strappare dal guida, cioè non rubano nemmeno la macchina, cercano di strappare il guidatore, portarlo via, il guidatore incappucciati. Questa è, diciamo, la prima notizia. La seconda, ragazzi, è questa qua, di questo giocatore che si chiama Juan Jesus ed è un brasiliano. Juan Jesus, un brasiliano, ha subito nella notte un tentativo di furto e dice: purtroppo in una città così bella non mi sentirò mai più al sicuro, fate vomitare, sicurezza zero. Quello che è accaduto è solo la ciliegina sulla torta, sembra Cruciani. Nell'arco di un mese ho trovato nella macchina 5 AirTag utili alla mia geolocalizzazione. Cioè, geolocalizzano le macchine! Ma in quale città avviene? A Bolzano? A Firenze? A Genova? No, a Napoli! E poi dice che sono io. Ve la dovete prendere col vostro calciatore, che giustamente è incazzato nero. È incazzato nero. È una belva, non ne può più. Gente geolocalizzata, macchine rubate, dai! Purtroppo in una città così bella, perché la verità, non mi sentirò mai più al sicuro. Questo è. Non è micchiata. Stufe e cucine. La giornata della visibilità lesbica, non ce la posso fare, ragazzi. Roberto da Salerno, vai. Roberto, dimmi. Ciao Brucia. Giusto per informazioni, in merito a quello che tu hai detto sul giocatore del Napoli rapinato. Sì, giustissimo, sì. Vero? Tutto, l'ha detto, non lui succede solo, l'ha a Napoli. Detto, no, lui. Ho capito che l'ha quando detto. Quando rapinano uno dell'Inter o del Milan, non dicono maledetta Milano, non dicono che Milano è uno schifo. Che significa? Non lo dicono. Lui ha detto Napoli è invivibile, poi metti quella musica. Fate perché vomitare, l'ha detto lui. L'ha detto lui. Ma che facciamo noi? Io non lo so. L'ha detto lui, io non lo dico, fate vomitare. Se vengo a Milano di notte in un quartiere schifoso, probabilmente amico faccio mio vomitare anche là, anche a Roma. Ma scrivili, amico. È un tuo correligio, non so come dire, una persona che abita nella tua stessa. Correggionale, benissimo. Non l'ho detto io, ho detto fate vomitare, non mi sentirò mai più al sicuro. Però l'ha detto lui oggi, tu lo ribadisci. Certo che lo ribadisco, ma non c'è dubbio. Non sottolini pure quello che è stato rapinato a Milano. Io sottolineo il cazzo che mi pare, so solo che nessuno dice che Milano fa vomitare. Napoli, Cosenza o che del sud, tu sottolini due volte. Sì, sottolini due volte. Passa tutto. Ma non passa niente. Non è così. Ti faccio sentire un audio di Orsini, ma te lo faccio sentire dopo. Orsini, te lo faccio sentire dopo perché voglio sentire Davide da Genova. Dai, Davide. Non lo posso sapere. Ti permetti? Io durante il giorno guardo le audizioni di Giorgetti alla Camera sulla finanziaria, cosa che dovresti fare anche tu. Ferma un attimo. Allora, prima di Alessandro Toroma, volevo riprendere quello che è successo a Napoli. Prima di Alessandro Toroma, un ascoltatore.
No, è un ascoltatore. Che cazzo, lo dovresti fare? Un ascoltatore, Alessandro da Roma. Posso dirti una cosa che forse non dico? A me degli ascoltatori non me ne frega niente. Nulla. Io gli ascoltatori, quelli che tu chiami. No, gli ascoltatori mi interessa chi ascolta. Quelli che chiamano, me ne fotto di quelli che chiamano, li detesto uno a uno, anche quelli che mi danno ragione, anche quelli là. Allora, mi fanno schifo, ti dico di più, mi fanno schifo a me, quelli che mi, capito? Allora, devo dire la verità, che il giocatore del Napoli... È chiaro o no? Sì, è chiarissimo. Tu hai bisogno di loro e li titilli, no, i, no, i cosi. No. Allora, devo dire la verità, che il giocatore del Napoli, Juan Jesus, ha avuto un grande coraggio, perché dire... mi fa vomitare, è una città bellissima per questa cosa, mi fa vomitare, e oggi gli stessi napoletani lo stanno infamando. Ha scritto: quello che è accaduto stanotte è soltanto la ciliegina sulla torta. Nell'arco di un mese ho trovato nella macchina ben 5 AirTag, che sarebbero i geolocalizzatori, e solo sapere che questi delinquenti sanno dove vivo non mi porta serenità. Purtroppo in una città così bella non mi sentirò mai più al sicuro. So che i beni materiali alla fine sono secondari, ma sapere che un estraneo ha violato una cosa mia personale mi fa veramente schifo. E ha ragione, e ha avuto coraggio questo calciatore, ha avuto coraggio, perché adesso tutti i napoletani lo stanno attaccando. Alessandro, dimmi.